è iniziato tutto come un gioco proprio in questo ufficio, nel marzo 2011, con un progetto che doveva creare a Serra di Falco una squadra di terza categoria. Poi nei 2 mesi a seguire, sino al maggio-giugno, sono stati proprio loro a dire: è inutile che partiamo dalla terza categoria, vediamo di organizzarci se il presidente vuole cedere la squadra a te, quella già che c'è in prima, è già seguita dal pubblico che io seguivo. E allora diciamo che ho accettato la loro proposta, ci siamo messi d'accordo col vecchio presidente e poi partì il progetto Serra di Falco Calcio. Smile without a reason why. Love as if you were a child. È vero. Chi ci crede alla fine poi vince. Il Serra di Falco è stato promosso in eccellenza, una promozione storica per la formazione nissena che ha ovviamente festeggiato alla grande un successo che è stato raggiunto grazie al duo Burgio Monti. Un anno di vittorie, di sudore, di sacrifici, di lotta su campi poco facili in cui devi giocare con il coltello tra i denti, in cui non ci sono amicizie, dove il calcio e l'agonismo primeggiano. Il Serra di Falco ci è riuscito con una stagione ad altissimi livelli, tanti punti conquistati e i gol soprattutto tutto segnati. Alla fine il lavoro paga ed ecco che la promozione in eccellenza premia tutti, arrivata grazie al raggiungimento della finale di Coppa Italia. A Serra di Falco è iniziata la festa che sicuramente continuerà ancora per un bel po'. E la bomba! Forse oggi è la volta buona. Hanno più ormai un conteggio, posso più o meno dire intorno ai 2 pacchetti di sigarette, anche 3 a volte. Sono vigilie ad alta tensione. La tensione è alta prima per l'affetto che c'è nei confronti della squadra del Serra di Falco Calcio e poi per l'affetto che c'è nei confronti della comunità tutta. Per noi è un sogno in questo momento disputare la promozione ed è stato un sogno disputare la promozione e vincerla nel senso accedere all'eccellenza. Molto serena, molto tranquilla, non mi faccio mai prendere più di tanto dalle emozioni e dagli appuntamenti. L'ho vissuta in maniera serena, a differenza del mio amico, del mio socio di Leonardo, insomma, che lui le vive sempre con una certa agitazione. Io credo di avere contato qualcosa come 50-60 telefonate tra la mattina e proprio il fischio d'inizio e non ti dico quante sigarette avrà fumato, ecco, insomma, io tendenzialmente vivo sempre il pre-partita, lo vivo sempre con la massima serenità, con la massima tranquillità, forse un po' la consapevolezza della nostra forza mi rende un po' più tranquillo. Yes.
sempre parlato con la dolcezza, con la cosa. Adesso non ve lo chiedo, ve lo impongo per il bene vostro e per il bene nostro. Da più piccolo a più grande, voglio un unico blocco che comprenda moralmente tutti quei nostri compagni che in questo momento sono assenti per infortuni, per squalifica, tutti, e non voglio vedere visi che non siano tesi verso l'obiettivo, a prescindere di chi sia il protagonista in quel momento. Michele in porta, con numero 2 a destra gioca Luca, fondamentale quello che abbiamo provato ieri, su una palla che è in difficoltà tu hai due chance, che è l'apertura sulla punta esterna o su una mezzala che si è aperta o la profondità dritta per dritto, non verso il portiere, dritto per dritto, è importante che non sia verso il portiere perché se la prende il portiere, dritta per dritto. A sinistra gioca Daniele, con numero 11. Cioè tra i difensivi sono Angelo Restivo col 6, Marco Palma col 4. Play basso, quindi che inizia giocando da play basso, è Rosario Celaò col numero 8. Col numero 3, mezzala destra, la fa Gabriele Cicone. Col numero 7 va Pirrotta. Con l'otto va mezzala sinistra, Pio Pio. Devi aiutarmi Daniele, come Gabriele deve aiutarmi Ricotta. Per quanto riguarda Gaetano, Abba, Tonino, Bello, Lorenzo, Filippo e Siciliano, ragazzi, io lo so che voi sono pronto a scommettere, barattereste una vittoria con la vostra tribuna, no panchino. Dice, mettimi in tribuna, basta che è sicuro che vinciamo, ne sono certo. Ma questo non significa che siete in tribuna o in panchina perché per vincere abbiamo bisogno di questo. Perché nel mio concetto questa è una partita che avremo bisogno di tutto. E io ho bisogno anche di vedere un attimino come poter reggere a centrocampo. A centrocampo mancano due giocatori importanti, tre giocatori importanti. Che ci vuole il panchino? E questo mi può fare la differenza. Sono certo che la stessa cosa non lo può dire l'allenatore avversario. Il nostro ruolo da dirigenti è quello di, insomma, da persone un po' più grandi, di fare breccia nelle menti, perché è chiaro che il cuore di ogni giocatore vorrebbe giocare le partite, queste partite così importanti, vorrebbe essere sempre presenti. Tra l'altro una partita così sentita per un serradifalchese doc come il capitano, insomma era una partita che sicuramente non avrebbe voluto mancare all'appuntamento, quindi insomma cerchiamo sempre di fare un po' da collante e
fare breccia nella mente del giocatore e cercare di fare capire che le scelte del mister a volte insomma, sono dettate dalla partita, dal singolo avvenimento, dalla condizione, dalla settimana, insomma sono tutta una serie di fattori che noi tutti conosciamo. Secondo me la cosa più bella è stata la gente, il calore della gente. Ci ha fatto sentire importanti e sicuramente se noi siamo d'eccellenza è pure grazie a loro. Gioco, divertimento e intrattenimento. Snack bar con servizio ai tavoli. Sale da gioco separate per fumatori e non. Sala slot machine. Aperto tutti i giorni, fino a tarda notte. Cursal Bookmaker, il luogo ideale dove vivere la propria passione per lo sport e per le scommesse in totale serenità. Zona Tris, un'intera area dedicata alla passione delle corse dei cavalli. Zona Slot, in un'atmosfera da casinò. Cursal Bookmaker, a Palermo, in via Don Orione 4955 e in via Silvio Pellico 9, Palermo. Gioco, divertimento e intrattenimento fanno della Cursa al Bingo una delle migliori sale d'Italia. Snack bar con servizio ai tavoli, sale da gioco separate per fumatori e non. Sala slot machine, aperto tutti i giorni, fino a tarda notte. Cursa al Bingo, via Emerico Amari, 168, Palermo. Stadio News 24. Una partita importante, soprattutto una risposta abbiamo dato, perché insomma siamo andati in svantaggio due volte contro il Dattilo. Devo dire la verità, non è stato facile, perché una squadra che credeva nella Coppa, credeva nel passaggio del turno. Un attimo solo Carmen. Se non parla noi. No. Okay, però lo poteva pesare o che poi restiamo fermi e poi rigiriamo all'altro vincere. Il primo tifoso no, perché non sarebbe giusto. E tra i primi sicuramente.
anche quello che segue il Serra di Falco Calcio dai tempi della seconda categoria, quando assieme ai miei amici ci spostavamo a bordo di una Fiesta, una Ford Fiesta vecchio modello, immaginavamo chilometri in tutta la Sicilia, raggiungevamo città fino a quel momento sconosciute, almeno nella mia cultura geografica della Sicilia, però anche quei momenti in seconda categoria erano momenti bellissimi, perché trascorrevi le giornate assieme ai tuoi amici. Alla fine l'ideale e la mentalità è rimasta sempre la stessa, quella del tifoso. Sono entrato prima della partita, dell'ultima partita dentro casa, del ritorno di semifinale. Sono andato negli spogliatoi, i ragazzi mi hanno visto abbastanza teso, ho voluto soltanto fare un in bocca al lupo, anche perché a momenti svenivo, perché la tensione era davvero alta e fallire sarebbe stato una spada nel cuore, il fatto di non aver raggiunto completamente l'obiettivo sarebbe stata una delusione per tutti. Subito partiamo sparati. I primi 10 minuti la palla deve stare nella loro area. Marco, 10 minuti la palla sempre nella loro area e noi sempre lì. Marco, si è data una bella così. Dai che ce la facciamo, dai. Gestire la partita durante queste due gare, perché c'era tanta gente, per cui la difficoltà maggiore è stata quella di far arrivare i miei messaggi dalla tribuna ai ragazzi. Non sempre ci siamo riusciti, però i ragazzi, diciamo, che erano preparati sotto l'aspetto organizzativo durante la settimana, per cui quello che già normalmente dalla panchina arriva ai giocatori la domenica è il 30%. Dalla tribuna penso che sia arrivato ancora molto meno. Dall'altro lato era troppo, c'era tanta gente, per cui molti si sono spostati dal mio lato, e c'era una signora che probabilmente era la prima partita che vedeva, chiedeva a sua figlia, dice: ma chi è questo esagitato, come mai, di chi è tifoso? Per cui le ho dovuto spiegare che ero l'allenatore, che ero un po' in tensione, però insomma poi fortunatamente è stato proprio poco prima che segnasse Ceralo, per cui poi ho avuto il tempo di spiegarglielo con calma. L'azione gol è stato un calcio d'angolo messo dentro dal mio compagno, da Gabriele. Siamo riusciti a fare il blocco con Daniele Unniemi e mi sono smarcato e è arrivata la palla, un calcio d'angolo di prima intenzione. Per me è stato importantissimo il gol, perché appunto con una dedica speciale l'ho dedicato a mio padre, che non c'è più da 3 anni. E mi ha fatto tanto piacere tutto questo. Spero di continuare su questa riga come tutti i miei compagni quest'anno. I've had my share of bad kicks in my face, but I.
questo settore. E lui è un'altra bandiera del Serra di Falco Calcio, che purtroppo quest'anno per problemi di lavoro non è potuto essere presente in squadra, che è Leonardo Territo. Era uno il capitano e l'altro vice capitano. Sono stati loro e i miei amici, anzi dire amici è poco, fratelli come lo è per esempio Massimo Monti, fratelli, persone di cui ti puoi fidare ciecamente, persone a cui io affiderei la vita. Quanto abbiamo vinto? Dillo, quanto abbiamo vinto? 1-0, Dio. 1-0. Questa è una squadra che è stata fortunatamente aggiustata in tempo, ma non è stata perfetta sotto l'aspetto proprio della struttura, per cui questi ragazzi hanno dovuto sobbarcarsi di tanti sacrifici, anche giocare in ruoli non propri, con la gente che storceva il muso perché magari qualche prestazione, qualche singolo giocatore non è stata eccellente, ma non sapevano che magari quel ragazzo stava facendo un ruolo non suo, per cui i ragazzi hanno compiuto una vera impresa, realmente un'impresa. Noi che siamo da dentro, sappiamo le difficoltà, valutiamo questi ragazzi come degli eroi. Io posso considerarmi un Serra di Falchese adottato, quindi insomma ci siamo investiti di questo ruolo da paesani. È emozionante, soprattutto per un paese che non ha mai raggiunto un traguardo così importante. Insomma, io voglio ricordare che il Serra di Falco non aveva mai vinto un campionato, il Serra di Falco non aveva mai fatto la promozione, quindi addirittura siamo arrivati ora all'eccellenza, quindi insomma questo è quanto dire in termini di risultati, di emozioni. Possiamo immaginare benissimo l'affetto che in questo momento abbiamo noi tutti attorno. Ale Falco, ale! Sono legato a tanti cori, a me piacciono i cori secchi. Io quando ero ultras, perché ormai è il fatto che io ero ultras lo sanno un po' ovunque, e lo vedono anche forse un po' ovunque quando seguo la squadra. A me piacciono i cori secchi, il coro vincere, è una parola, ma che è un imperativo e che forse anche il motto della nostra società è quello che alla fine vogliamo sia io che mio fratello Massimo, cioè vincere. I don't know.